che quelle mosse significa che Milan si sta allontanando da questo mondo, sta andando verso la ricchezza. Io ho cercato, e questo è stato il mio contributo, sia con la scelta di qualche immagine più circense, dei centurioni stesso, queste figure che stanno ferme già sotto il Colosseo, come per esempio uno che fa la statua, la mummia egiziana, la Sfinge, e invece questi signori che sembrano venire dalla periferia di tutto il mondo con fisici comuni, invece vestiti con addosso gli abiti da centurioni, i costumi da centurioni, insomma questa Roma di una volta, una Roma antica che è interpretata da una Roma attuale.